La prima prova scritta degli esami di Stato ha lo scopo di verificare la padronanza della lingua italiana e le capacità espressive, logiche e critiche di chi sostiene la prova. È quindi la sintesi di un percorso unitario di 5 anni. Essa prevede lo svolgimento di 4 diverse tipologie testuali. La tipologia A, o analisi del testo, consiste nell'analisi e nel commento di un testo letterario in prosa o in poesia, articolato in 3 punti fondamentali: la comprensione, l'analisi e l'interpretazione generale. Per esempio, l'analisi guidata di una poesia di Guinizelli e un discorso generale sulla poetica dell'autore. La tipologia B è quella che più si avvicina al tema tradizionale, anche se di tema tradizionale non si tratta. In cosa consiste? Consiste nella stesura di un saggio breve o tema argomentativo documentato o di un articolo di giornale su un argomento a scelta tra 4 ambiti di riferimento. La stesura avviene, deve avvenire, sulla base di un dossier di documentazione, cioè di una serie di documenti tratti da fonti di vario genere, e non può prescindere da tale dossier. Per esempio, la scelta della tipologia B dipende dall'ambito di riferimento che il candidato, l'alunno, l'alunna vorrà scegliere. Sono 4: l'artistico letterario, socio-economico, storico-politico e tecnico-scientifico. La tipologia C prevede la stesura di un tema su un argomento storico affrontato durante l'anno. Per esempio, l'evoluzione dello Stato liberale della prima unità a Giulitti è un tema del 5° anno. La tipologia D risponde al classico tema di ordine generale, che riguarda un aspetto socioculturale dell'attualità sul quale vengono fornite generiche indicazioni. Qui si chiede di sviluppare un testo non sulla base di una serie di documenti, ma sulla base esclusiva delle proprie conoscenze. È il classico tema, testo espositivo argomentativo senza documenti.